Oggi parliamo di un recipiente davvero curioso, un riton o ruton, un vaso per bere a forma di corno che negli esemplari più elaborati poteva avere la parte finale configurata protome, a testa, in genere di animale. Il termine greco riton deriva dal verbo rein che significa scorrere. Il liquido infatti dall'imboccatura del vaso scendeva verso la punta, in genere forata, che lo lasciava uscire lentamente consentendo di bere a garganella. Tuttavia l'esistenza di esemplari privi di foro e perfettamente chiusi indica anche un uso analogo a quello delle comuni coppe. Il legame di questi originali recipienti con il vino e con il simposio, il dopocena che gli aristocratici greci trascorrevano bevendo e conversando, è ben documentato dalle fonti letterarie e iconografiche. Osservate questo cratere attico della nostra collezione. Proviene da una sepoltura celtica di Santa Paolina di Filottrano, databile all'incirca la metà del IV secolo a.C. Nella scena di simposio, con i commensali distesi sui letti, le clinai, ecco che compare un corno potorio tenuto in alto per centellinare il vino. Davvero una singolare modalità di gustare la bevanda. Questa tipologia di vaso prese origine probabilmente dal corno di bovino, keras in greco, considerato il più antico recipiente per bere disponibile in natura, che nel tempo si caricò anche di valenze magiche. Gli si attribuiva infatti il potere di tenere lontani gli influssi negativi. Nelle civiltà preelleniche, come quella minoica, fin dal secondo millennio a.C., sono documentati vasi a forma di corno, spesso di grandi proporzioni e in vari materiali, steatite, terracotta dipinta e persino in ossidiana. Il corno conobbe un impiego antichissimo nelle pratiche libatorie, in ambito sacro e rituale, e una grande diffusione in tutta l'area medio orientale. Comuni in Persia, lungo le coste del Mar Nero, ma anche in Siria, in Palestina e in Egitto, i corni erano spesso realizzati in metallo prezioso, arricchiti con decorazioni incise o lavorate a sbalzo, diventando simbolo di regalità e prestigio. Nel V secolo a.C., a seguito delle guerre persiane, confluirono in Attica i fastosi Rita Achemenidi. Allora gli artigiani delle botteghe di Atene cominciarono a produrre corni in ceramica, cimentandosi in modellazioni plastiche di alta qualità e precisione, completate dall'intervento pittorico di valenti ceramografi, testimonianza del vivace processo di osmosi culturale e artistica tra Oriente e Occidente, in particolare tra la cultura medio-asiatica e quella greca. Il nostro riton è un corno configurato a testa di cane, un raffinato prodotto proprio di ceramica attica a figure rosse, confluito nel museo tramite la ricca collezione di Girolamo Rilli, un medico, cultore dell'antico che tra fine 800 e inizi 900, con un paziente lavoro di ricerca, raccolse una miriade di oggetti nelle campagne tra Numane e Sirolo. Guardiamone la decorazione. Sul corpo del vaso compare Dioniso, tra due satiri che si avvicinano. È seduto, ammantato e si appoggia al suo bastone. Sullo sfondo, da un lato, un tralcio di edera, simbolo dionisiaco, si avvolge su una roccia. Dall'altro lato c'è un'otre, il contenitore in pelle di animale che i satiri usavano per mantenere fresco il vino e mescerlo in grandi vasi come il cratere Oldinos. Anche la decorazione del vaso si lega quindi al suo utilizzo, al consumo del vino che Dioniso presiedeva con il suo corteo di creature selvatiche, i satiri, umane e animalesche insieme. Tra l'altro, il riton era proprio un attributo di satiri e sileni, compare infatti in diverse figurazioni. Osservate il particolare del Dinos di Prometeo da Numana della nostra collezione, dove un sileno porge il corno a un satiro. La parte terminale del nostro riton è a testa di cane, dal muso allungato e dai grandi occhi. È probabilmente un levriero, un cane da caccia che il ceramista ha modellato con cura e maestria e che il ceramografo ha dipinto con altrettanta precisione, disegnandone i particolari, baffi e sopracciglia. Fate attenzione alla resa degli occhi, all'intensità della pupilla, dell'iride, alla vivacità dello sguardo. Le caratteristiche del riton ci riportano al vasaio Sotades e allo stile del cosiddetto pittore di Sotades, che probabilmente lavorava nella sua bottega intorno al 460 a.C.
Il riton danumano appartiene quindi a quei prodotti di ceramica attica ampiamente commercializzati nel Mediterraneo e acquistati anche dall'elite picene come vasellame di prestigio, simbolo di rango e distinzione sociale nell'ambito della comunità.